Anche in montagna spuntano i primi segnali di primavera, ma sulle piste da sci la neve, caduta anche nei giorni scorsi, è ancora abbondante. A Doganaccia l'altezza neve è di 1,5 metri, alla Betone la coltre bianca raggiunge anche 3 metri. Proprio alla Betone è in corso la 33ª edizione del trofeo Pinocchio sugli sci, evento che ogni anno porta migliaia di presenze sul territorio, allungando il periodo turistico. Abbiamo intervistato gli operatori per un primo bilancio di stagione. Caduta la neve è stato, diciamo, ottimo, si è rivisto tantissima gente, si è rivisto delle giornate piene come 10 anni fa, ma però ecco, purtroppo il periodo è stato corto. Abbiamo salvato le nevi, diciamo, le feste di Natale con la neve programmata, però ecco, è stato diciamo, quel salvare che sì, le attività commerciali e l'attività, diciamo, nell'indotto intorno agli impianti hanno retto. Gli impianti un pochino meno, perché hanno speso moltissimi soldi per produrre la neve. Comunque siamo contenti perché manteniamo la continuità su quel prodotto che in Toscana è unico. Fino a quanto durerà la stagione sciistica? Ma noi continuiamo con i campionati del mondo master, che è un evento importante e ci sarà tutto il mondo, addirittura dei personaggi austriaci che sono stati in Coppa del Mondo, e la stagione, come mi dicevi, andrà avanti e sicuramente arriveremo a maggio, come sempre. La Betone ha una tradizione di chiudere le piste quando non c'è più neve, e questo ci fa anche lustro, perché tante stazioni arrivano a fine marzo e chiudono. Diciamo che la stagione invernale è partita in una maniera abbastanza lenta, diciamo, e poi si è ripresa verso febbraio. Da febbraio in poi abbiamo avuto grandi riscontri. E italiani, stranieri, una clientela variegata? Ma quello che ci ha sorpreso anche a noi è che, oltre alla clientela italiana, che di solito, insomma, viene qui alla Betone, abbiamo avuto anche dei clienti che arrivano dal Brasile, dall'Australia e anche dagli Stati Uniti. Quindi diciamo, abbiamo avuto questa nuova apertura verso questi nuovi mercati. Rispetto a qualche anno fa, sì, i soggiorni sono accorciati di parecchio. Se prima magari la settimana bianca lo facevano quasi tutti, ora hanno diminuito, fanno tipo 3 o 4 giorni, insomma. Beh, nei confronti dell'ultimo anno è andata molto bene. Diciamo che piano piano penso di riuscire a raggiungere i vecchi anni, che le cose andavano molto bene. Rispetto allo scorso anno? Beh, diciamo un 25-30% in più.